conozco yo, te farò qualche gesto, va bene? Non penso che ti metterà. Posso interagire con te durante la tua presentazione? Assolutamente. Le domande solo alla fine. Non cade in pranzo, però insomma. Invece avrei voluto preparare con maggior dettaglio la relazione di oggi. In verità mi soffermerò su aspetti di natura tendenzialmente generale. La materia è particolarmente complessa perché si tratta di settori che vengono normati più delle volte da discipline settoriali, nelle quali si possono rilevare comunque dei principi generali, ma che meriterebbero di essere analizzati e approfonditi in maniera specifica. Vorrei partire dalla nozione di rischio. Quella che vedete riportata è la nozione contenuta nel dizionario Treccani. Come giuristi, la prima cosa a cui prestare attenzione è sempre quella di andare a vedere, a verificare qual è il significato delle parole. Molte volte questa operazione viene svolta dal legislatore, anche se è sempre utile rivolgersi all'ambito, al riferimento semantico che appartiene alla comunità linguistica d'appartenenza. Nel dizionario si può leggere che il rischio è l'eventualità di subire un danno connesso a circostanze più o meno prevedibili. E quindi più tenue e meno certo del pericolo. Sicuramente il concetto centrale è quello di imprevedibilità dell'evento. In questo senso quello che è rischioso in verità è imprevedibile ed è connotato da determinati margini di incertezza. L'incertezza va a in qualche modo impedire una corretta prefigurazione della catena causale che lega una determinata azione a delle conseguenze, e l'incertezza è quello che in verità è una categoria che deve essere applicata a sistemi complessi, nella comprensione di quello che avviene in grandi sistemi interattivi, come per esempio deve essere considerato il territorio. Sicuramente le dinamiche che sottendono l'evoluzione dei territori può essere compresa attraverso la teoria della criticità auto-organizzata. In verità nella preparazione dell'incontro di oggi insomma, mi sono un po' esplorato peraltro su indicazione anche di vostro collega Claudio, quella che è stata la teoria di Verbach, appunto sulle criticità auto-organizzate. Le cose che hanno suscitato maggiore interesse in me sono due elementi. Il primo fattore è che gli eventi sistemici possono essere effettivamente prodotto di piccoli eventi che perturbano un sistema in uno stato critico. Una seconda affermazione che ha suscitato particolare interesse nella mia opinione è il fatto che un grande sistema interattivo in verità tende allo stato critico non come situazione patologica ma come situazione naturale. Lo stato critico è qualcosa a cui naturalmente tende un grande sistema interattivo. Quando parliamo di incertezza nella rappresentazione della catena causale che lega un'azione a determinate conseguenze, questo elemento è particolarmente problematico dal punto di vista giuridico. Perché? Perché l'impossibilità di prefigurare questa catena causale di per sé rende molto labili e per attraverso irragionevoli i meccanismi in base ai quali fondare la responsabilità. Da un lato, ossia è molto difficile effettivamente individuare un criterio ragionevole di imputazione della responsabilità per aver causato un determinato evento, e per altro verso questo rende difficile effettivamente per altro verso conformare quelli che sono i diritti e le libertà degli individui, ossia individuare un criterio ragionevole che permette alla pubblica amministrazione di dire ragionevolmente cosa è lecito fare e cosa non è lecito fare. Sempre in ambito giuridico la nozione di incertezza è strettamente collegata all'applicazione di un principio cardine del diritto ambientale europeo e del diritto ambientale internazionale e nazionale, che è il principio di precauzione. Il principio di precauzione è un principio che trova applicazione a fronte di incertezza scientifica rispetto alle conseguenze che devono essere attribuite a determinate condotte.
basterebbe pensare che il rischio geologico, il principio di precauzione si differenzia rispetto al principio di prevenzione, perché il principio di prevenzione invece trova applicazione nel momento in cui tale rappresentazione causale vi è e la scienza ha determinato quali conseguenze sono da addurre a determinate azioni. Il confine che separa gli ambiti di applicazione di questi due principi sono peraltro più labili di quello che, quello che si possa pensare. In che senso? In verità non so se raccoglie in maniera impropria gli esiti, le conclusioni che è giunta la postmodernità, vorrei insomma capire, avere la scientifica certezza di qualcosa o c'è qualcosa di molto più problematico di quanto non poteva essere considerato anni addietro. Peraltro adesso è anche vero che il cambiamento climatico e il fatto che attualmente si stanno verificando eventi climatici che non rispettano una certa regolarità statistica, amplia i margini di applicazione del principio di precauzione anche in ambito idrogeologico. Il principio di precauzione è stato riconosciuto per la prima volta in ambito internazionale con la dichiarazione di Rio del 1992. Specificamente nel principio numero 15. La dichiarazione di Rio è un documento di soft law, ossia un documento che non ha un valore giuridico, una pregnanza giuridica in termini applicativi, ma che enuncia appunto dei principi dal valore giuridico limitato. Ai sensi dell'articolo del principio 15, al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il principio di precauzione, ossia in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche a rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale. Come funziona il principio di precauzione in ambito internazionale? In verità si sancisce... non si sancisce un divieto di porre in essere delle attività rischiose. Il principio di precauzione in ambito internazionale funziona come criterio di imputazione della responsabilità a fronte del verificarsi di un danno che consegue ad attività rischiose. Quindi in verità si sancisce un principio di libertà che viene compensato da un principio di responsabilità che viene attribuita sulla base di un criterio di imputazione tendenzialmente oggettivo, ossia il verificarsi del danno di per sé implica responsabilizzazione del soggetto, ossia dello Stato sotto la cui giurisdizione viene ad essere svolta l'attività che ha determinato il danno. E in questo senso il principio di precauzione funziona come criterio di imputazione per dare applicazione ad un'ulteriore norma consuetudinaria del diritto internazionale, che è quello che consiste nel divieto di arrecare danni a stati terzi o di arrecare danni a risorse ambientali che non sono sottoposte alla giurisdizione di nessuno Stato. Quindi in questo ambito il principio di precauzione, appunto, sancisce un principio di libertà come un criterio di imputazione della responsabilità a fronte dell'accadimento di un danno conseguente ad attività rischiose. Occorre fare una piccola premessa. L'ordinamento internazionale è un ordinamento giuridico sui generis. In che senso? È un ordinamento nel quale non esiste un'autorità dotata di poteri normativi. Non è un'organizzazione statuale. Allo stesso modo non è un ordinamento nel quale esiste un'autorità che è dotata di poteri coercitivi. L'ordinamento internazionale è una società di soggetti sovrani o per attraverso una società di soggetti proprietari. Il modello che si prefigura all'interno del diritto internazionale è un modello che potremmo definire primitivo o arcaico. In che senso? La libertà viene ad essere limitata, ossia la limitazione della libertà conseguente alla responsabilizzazione dello Stato viene ad essere introdotta solamente al fine di tutelare e garantire la libertà degli stati terzi. Quindi in verità trova poco spazio la tutela di interessi
trova spazio per la massima, per cui la mia libertà finisce dove comincia la libertà degli altri, senza che si formino degli spazi, degli interstizi finalizzati a limitare o restringere la libertà individuale al fine di proteggere interessi di natura generale. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è determinato di primitività e di scarsa efficacia di questo modello, è determinato dal fatto che il diritto interviene solamente ex post, quando il danno in verità si è già verificato. Non vi è possibilità, non vi sono strumenti giuridici per prevenire che possano essere delle condotte rischiose che possono determinare dei danni. Ripeto, il diritto interviene solamente quando il danno si è già verificato e quindi risulta evidente come sia scarsamente efficace in termini di prevenzione del danno. Ulteriore elemento, tutto rimane a livello di risarcimento, a livello risarcitorio, sapendo che il risarcimento e la possibilità di rivalersi a titolo risarcitorio nei confronti di chi potenzialmente ha cagionato il danno rimane nelle mani delle persone che hanno subito quel medesimo danno. A questo primo modello se ne può affiancare un secondo che si struttura all'interno di un ordinamento invece statuale, come non è quello internazionale. Un ordinamento statuale è un ordinamento nel quale vi è un'autorità che è dotata, che è competente a emanare norme giuridiche. Nell'ordinamento internazionale le norme giuridiche esistono, ma sono norme consuetudinarie, quindi frutto della prassi di soggetti liberi. Quindi ordinamento statuale, esiste un'autorità centrale capace di emanare norme e esiste un'autorità centrale capace di coercitivamente applicare queste norme. A fronte di ciò, in verità le libertà, quelle che prima erano libertà di proprietari, di soggetti sovrani, vengono ad essere di per sé conformate. Quando parlo di conformazione parlo di predeterminazione delle modalità attraverso le quali un soggetto può esercitare le facoltà che l'ordinamento gli riconosce. Conformazione del diritto di proprietà. Sono titolare del diritto di proprietà, ma la legge determina, ex articolo 42 della Costituzione, quali sono le modalità attraverso le quali io posso esercitare questo diritto. E questo, la possibilità di conformare i diritti e le libertà, cosa implica? Implica che in verità attraverso la conformazione io indico, definisco delle sfere di libertà, sì, ma che sono finalizzate non solamente ad un paritetico godimento dei diritti, non solamente una limitazione finalizzata a permettere ad altri di esercitare le medesime libertà, ad una conformazione di quei diritti che permette il perseguimento di interessi pubblici che per esempio nell'ordinamento internazionale non vengono ad essere perseguiti, se non per libero consenso delle parti. Nel nostro ordinamento il principio di precauzione è stato riconosciuto nei trattati, penso nei trattati comunitari, penso con il trattato di Maastricht, siamo con l'Unione Europea, siamo a cavallo degli anni 80 e 90, e non è costituzionalizzato all'interno della nostra Costituzione, ha un valore costituzionale in quanto parametro interposto per valutare la costituzionalità delle leggi nazionali, statali e regionali. In che senso? La Costituzione, al 117 primo comma, definisce il diritto comunitario quale parametro in base al quale valutare la costituzionalità delle leggi. Quindi, seppur non compaia direttamente all'interno della Costituzione, è costituzionalizzato in ragione del 117 primo comma, come limite rispetto a quello che il legislatore può, regionale o statale, può emanare. Come funziona il principio di precauzione all'interno di un ordinamento statuale? All'interno di un ordinamento non statuale sancisce un criterio di imputazione della responsabilità. All'interno di un ordinamento statuale invece funziona in modo differente. Se in un ordinamento non statuale sono libere le attività, salvo poi risponderne a titolo risarcitorio, in un ordinamento statuale come il nostro si può applicare la seguente massima, per cui sono vietate tutte le attività rischiose salvo autorizzazione. L'autorizzazione, il provvedimento amministrativo, è proprio il luogo principale nel quale
viene ad attuarsi quella conformazione di cui dicevo prima. È il provvedimento, è la norma, è il provvedimento che determina quali sono i comportamenti leciti e quali sono i comportamenti non leciti. Implicitamente è la norma, è il provvedimento che ne è implementazione, che determina la soglia di accettazione del rischio. Un'autorità autorizzata è un'autorità lecita. Questo lo si può desumere tanto dalla norma del codice penale rubricata disastro ambientale, quanto dalle norme del decreto legislativo 152/2006 che si riferiscono al risarcimento del danno ambientale. Se noi andiamo a leggere l'articolo 442/4 del codice penale, introdotto peraltro nel 2015, possiamo leggere, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, che era il disastro denominato, utilizzato dalla giurisprudenza per rendere penalmente rilevanti i disastri ambientali, la fattispecie del disastro denominato, che era stato censurato per estrema indeterminatezza della fattispecie. Comunque, anche fuori dai casi previsti dal 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. L'attenzione in questo caso deve essere e deve soffermarsi sulla parola cagionare abusivamente. È naturale che un danno prodotto, un disastro ambientale prodotto in seguito all'attività legittimamente esercitata non può configurare un'ipotesi di disastro ambientale quindi perseguibile penalmente. L'autorizzazione di per sé è causa esimente dell'attribuzione dell'imputabilità e dell'integrazione della fattispecie. Indicata nel 450.000. Medesima questione si pone con l'articolo 308. Come funziona in estrema sintesi il risarcimento del danno ambientale? Nel momento in cui si verifica un danno ambientale per come esso è definito, sia un'alterazione, un deterioramento misurabile, diretto o indiretto, significativo di una risorsa naturale o dell'utilità da essa fornita, nel momento in cui si configura un'ipotesi di danno ambientale per come è definito dal decreto, il soggetto è tenuto tendenzialmente a ripristinare lo stato dei luoghi. Si tratta di una forma di risarcimento in forma specifica che ha sostituito quella che precedentemente era tendenzialmente applicata, che era una forma di risarcimento per equivalente pecuniario. Il soggetto non deve risarcire pecuniariamente, ma deve porre in essere a proprio carico, sostenendo i costi, tutta una serie di azioni finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi a quella situazione precedente all'evento, al danno ambientale. Questi costi non devono essere sostenuti dall'operatore, quindi l'operatore è responsabile, però non è tenuto a sostenere i costi per il ripristino nel momento in cui l'emissione sia avvenuta in seguito ad attività autorizzata, a meno che l'operatore non causi con dolo o colpa quel medesimo danno. Quindi se non vi è dolo e colpa e si tratta di un'attività autorizzata, in quel caso il soggetto non è tenuto a sostenere i costi per il ripristino che graveranno sulla collettività d'ufficio, neutralizzando in questo modo il meccanismo che sottende il risarcimento del danno ambientale. Posso fare una domanda? Prego. Ma nel caso in cui quello che compie il disastro ambientale non sia un soggetto, no, ma sia per esempio il tempo, okay. Che eppure si manifestano degli effetti che sono di disastro ambientale. Okay. Allora, lì, in quel caso però, ci saranno degli altri luoghi in cui, in riferimento a chi era attribuita una certa responsabilità, allora, vengono attribuite delle colpe. Ok, si può pensare di individuare, soggetti della pubblica amministrazione che tendenzialmente avevano l'onere e l'obbligo di predisporre delle misure che minimizzassero, evitassero il verificarsi di quell'evento di
disastroso. Si tratta di responsabilità causata da omissione, anche se qua ci, voglio dire, navighiamo nel mare magnum dell'incertezza, perché questo ribadisco, al di là di è un tipo di responsabilità per omissione che probabilmente può essere da cui un soggetto della pubblica amministrazione può sollevarsi, o un sindaco o un, può sollevarsi nel momento in cui dimostra di aver previsto, individuato, svolto tutte le attività che la legge impone, anche se riferisco a essere in una situazione alquanto complicata, perché poi le competenze, era poi l'oggetto dell'intervento di questo pomeriggio, però le competenze sono particolarmente complesse e strutturate, perché poi quando si parla di rischio idrogeologico, in verità ci può essere il comune, c'è la provincia, c'è la regione, c'è l'autorità sovraregionale che è determinata dai distretti idrografici, che sono l'autorità competente principe in materia di prevenzione del rischio, nonché il Ministero dell'Ambiente, quindi c'è una stratificazione di competenze che rende difficile, cioè l'attribuzione di competenze e le procedure e i procedimenti sono così complicati che molte volte le omissioni sono conseguenti, sono conseguenza e conseguenza della procedura stessa che la legge prescrive, perché per elaborare un piano di bacino distrettuale in verità ci vogliono anni, sapendo che poi gli aggiornamenti sono ulteriormente complessi, insomma le cose sono molto molto articolate ed è una complessità che è difficile ridurre. Sicuramente passi avanti in termini di semplificazione amministrativa se ne possono compiere, però ribadisco, è una semplificazione che non va a ridurre nella sostanza la complessità che è connaturata alla situazione. Una domanda. Prima ha parlato all'inizio soprattutto di persone o soggetti che causano un danno all'ambiente. Sì. Mentre probabilmente il tema è quando l'ambiente causa dei danni alle persone. Sì. La domanda che noi ci facciamo nel momento in cui c'è l'ambiente che crea dei danni a delle persone è proprio, sta proprio nella responsabilità dei soggetti che autorizzano attività, nonostante ci sia questa spada di Damocle, insomma, dell'evento che può causare un danno. Esempio, un sindaco che permette di costruire una casa, però il sindaco dice: io ho pagato un tecnico che mi ha detto che quella casa si poteva costruire. Quindi il sindaco dice: io ho fatto quello che dovevo fare. Sì, allora non si sposta l'attenzione. La cosa, ripetisco, è un po' più complessa, perché in verità il sindaco non può decidere questo, perché nel momento in cui fossero svolte quelle attività vi sarebbe già l'imputazione di un rischio riferito alla determinata porzione di suolo che inibisce la possibilità per il sindaco di rilasciare un titolo, un permesso di costruire. Però in verità le cose sono molto più complicate, perché noi dobbiamo sempre renderci conto che abbiamo a che fare con realtà che sono storicamente consolidate. E voglio dire, la vicina di Rigopiano da questo punto è particolarmente esemplificativa, perché si trattava di una costruzione che era storica, con diritti acquisiti sui quali il comune in realtà poco può fare, avrebbe potuto fare, ma in realtà non vi era la necessità di fare, perché era un rifugio utilizzato d'estate, quindi l'ipotesi di rischio valanghe era di per sé irrilevante. Nel momento in cui un sindaco avesse ordinato la demolizione di un edificio a fronte del potenziale rischio, avrebbe fatto qualcosa che era sproporzionato, perché a fronte di un utilizzo solamente estivo non avrebbe avuto senso. Il problema è sotto dopo, nel momento in cui è stato non solamente un ampliamento, ma anche un ampliamento finalizzato all'utilizzazione della struttura nel periodo invernale. Però capite che le cose. Basta pensare anche ai sentieri in montagna, perché quelli esistenti ce li teniamo, ma oggigiorno autorizzarne di nuovi, cioè se uno chiede un'autorizzazione anche la pubblica amministrazione si trova in difficoltà di fronte a certe situazioni, perché non c'è un confine netto tra una situazione e l'altra. Cioè, abbiamo l'estremo delle i sentieri di montagna, che se uno faccia un nuovo deve valutare se non ci sono, magari anche mettere in sicurezza, però sarebbe un controsenso andare in montagna.
la parola trincea e trincea, insomma, sulla Guaib, insomma, citando poi per risarcimento il comune o il parco a fronte della mancata realizzazione di strutture di protezione che impedissero alla gente di. Però, voglio dire, fa parte di. Cioè, è una rappresentazione di quanto si stia anche aggredendo la normale logica di convivenza di relazione. Certo. Lei parlava prima di rischio accettabile, sì. Diceva che in qualche maniera ho legato la norma, ma non è così chiaro che questo sia legato alla norma, questo aspetto del rischio accettabile. E adesso penso che è proprio sulla determinazione di cosa sia socialmente accettabile che si vengono a innescare tutta una serie di procedimenti speciali che si informano al principio di partecipazione da un lato e dall'altro lato di informazioni vengono informati dall'acquisizione obbligatoria di una valutazione di per sé tecnica su quale è il rischio. In verità mi lancia la palla per proseguire, o in verità cercare di articolare e proseguire. Prego, no. Cioè è una domanda banalissima da chiamare. Cioè io dei confini un po' labili tra principio di prevenzione e di precauzione. Sì. Il principio di prevenzione è quando io conosco già una dinamica porta a un rischio, per cui io ho degli strumenti, di solito anche normativi o conoscitivi, eccetera, cui devo mettere in atto a diversi livelli, più teorici, più operativi, tutta una strategia di difesa da questo rischio nei confronti del cittadino. Il rischio di precauzione, in caso per esempio quello delle radiazioni, delle tettonie, diciamo, dove non c'è ancora una certezza scientifica e quindi ha un principio di precauzione perché la scienza medica ancora non mi dà una risposta precisa sui casi che posso avere. Ecco, allora a questo punto, da quel che capisco, in un caso posso percorrere tutta una trafila di mancanze, di autorizzazioni, di aver guardato carte, Enrico Piano aveva visto carte che dicevano che c'erano state valanghe, che ci potevano essere, cioè, sono cose casi specifici. Il principio di preparazione lo vedo un pochino più astratto, cioè subentra dopo e subentra con un particolare atteggiamento, comportamento, buona volontà di un'amministrazione, di un decisore che considera appunto questa partita è una partita indeterminata per cui interviene. Ecco, su questo poi è difficile, immagino, legalmente agire, cioè, vedo una differenza, mentre a un certo punto della discussione mi sembra che i principi si venivano ad intrecciare. Dal mio punto di vista il principio di prevenzione e il principio di precauzione hanno in termini teorici una propria autonomia, nella mia opinione in termini sostanziali non. L'autonomia nel concreto viene a dissolversi. Questo perché in entrambi i casi c'è una decisione su cosa è possibile fare e su cosa non è possibile fare, assunta dal legislatore e dalla pubblica amministrazione. Motivata in un modo motivata o in entrambi i casi motivata in un modo molto più labile. Quello che cambia è la possibilità di questionare, di contestare questa decisione, una maggiore o minore possibilità di contestare questa decisione sulla base di quanto questa decisione si discosta da una valutazione scientifica che è più certa o meno certa. Nel momento in cui vi è una la scienza ha raggiunto determinati risultati, le onde elettromagnetiche provano cancro, tumore, infantili nel caso di fare di. Ok, però voglio dire, anche nel momento in cui vi è la certezza che questo capiti, è sempre il legislatore che determina qual è la soglia di esposizione. Viviamo immersi in sostanze cancerogene e la natura produce sostanze cancerogene alle quali siamo sottoposti. Sì, da una parte abbiamo la prova probante che abbiamo c'è la una relazione probante correlata, diciamo, dall'altra c'è il dubbio che ci sia. Allora, nel momento in cui, voglio dire, fosse assodato che le onde elettromagnetiche producessero dei danni consistenti alla salute,
sarebbe irragionevole una norma che rendesse, che non definisse le modalità in cui, attraverso le quali si possano minimizzare questi effetti negativi. Quindi, cioè, trattando breve, dal punto di vista della giurisprudenza, quando io mi trovo di fronte a un fatto avvenuto, i due principi vengono comunque affrontati tutti e due, cioè hai fatto abbastanza rispetto al rischio, cioè si ricostruisce la catena. Allora, e però quello che differenzia gli ambiti di applicazione dei principi è la seguente, può essere rappresentato attraverso le seguenti affermazioni. È certo che le onde elettromagnetiche producono, causano danni alla salute. Ma in modo differente, in questo momento parlo. Sarebbe irragionevole, a fronte di questo elemento scientifico, sarebbe irragionevole una norma che dichiarasse completamente libera la posizione di antenne. Sarebbe irragionevole, potrebbe essere censurata. Vado, voglio dire, da un giudice il quale chiede un risarcimento danno a fronte delle conseguenze, il giudice in verità dice l'antenna è stata collocata vicino al mezzo del centro abitato legittimamente, io vado al giudice e posso sollevare davanti al giudice una questione di ragionevolezza costituzionale della norma, il giudice rimetterà la questione alla Corte Costituzionale che potrà dire la norma, non tenendo in considerazione quanto è stato acclarato dalla scienza, ossia il fatto che un'onda elettromagnetica produce delle conseguenze negative, rendendo e mantenendo completamente libera la realizzazione di tale attività e collocando un'antenna, in verità è venuta meno al principio di ragionevolezza, da cui l'incostituzionalità della legge stessa. Cioè, esempio, se noi mettiamo wifi in tutte le strutture, ci sono infatti già decisioni prese fuori dall'Italia, eccetera, dove questi vogliono delle scuole e così via, c'è un momento di precauzione. Nel momento che noi costruiamo in un volume dove c'è un elettrodotto, abbiamo o a una distanza da un'antenna in un certo modo, okay, abbiamo più di una potenza, abbiamo dei confini dati dalla norma. Okay. Allora, lì ho delle cose precise, l'altro lo continuiamo a fare, cioè, lo possiamo fare. Nel caso in cui la scienza non avesse raggiunto questo stato, io non avrei possibilità di questionare, di dubitare della legittimità della norma che rende questa attività, collocare delle antenne per la radiodiffusione, attività libera. Però la differenza è questa. Precauzione vorrebbe non usarla là dove la legge non ha definito. Principio, questa è una precauzione che può adottare lei come operatore privato, può essere adottata dal legislatore. Il legislatore non è costretto. È un di più, sì, non è costretto. Appunto, quindi c'è una differenza sostanziale nel funzionamento, dovrebbe essere il legislatore tra. Dopo ribadisco, per me c'è una differenza sostanziale in termini di impossibilità di questionare la legittimità di una norma. Però, per altro verso, qualsiasi l'ipotesi che si determini l'estrema libertà dell'attività di collocare delle antenne è un'ipotesi remota, è la scuola. Qualsiasi tipo di misura che il legislatore adottasse, pur a fronte di certezza scientifica, per ridurre o diminuire l'impatto sulla salute di questa attività, collocare una qualsiasi misura probabilmente sarebbe comunque legittima. Questo per dire cosa? Che in entrambi i casi è sempre il legislatore, poi la pubblica amministrazione, che determina, ribadisco, la soglia oltre la quale l'attività deve essere accettata e che è qualcosa di ragionevole, perché ribadisco, noi viviamo immersi in fattori naturali e antropici che sottopongono il nostro fisico a potenziali danni. Nel momento in cui si vietasse alla luce dell'acclarata dannosità, nel momento in cui si vietasse l'attività di collocare delle antenne, bisognerebbe valutare in termini di ragionevolezza questa stessa norma sulla base invece quali ulteriori attività ugualmente dannose sono oggi permesse. Quindi ci sono anche criteri di ragionevolezza interna, interni all'ordinamento. Se è vero che si possono, se è permesso per gli elettrodotti, non posso vietarlo
per gli antenni di radiodiffusione mobile. Sulla base dei regolamenti sono dei criteri provati diversamente, ma c'è regole. Dove non ci sono regole, comunque so che per precauzione c'è un principio, abbiamo immersi nei campi elettromagnetici, però possono esserci appunto, ecco, io vedevo la precauzione più tirata in ballo quando la disciplina scientifica barra medica, in questo caso sanitaria, non è certa, però mi pone per la sicurezza di prendere delle decisioni più arbitrarie, perché non hanno dei riferimenti normativi. Molte volte si interpreta il principio di precauzione come limite, ok? Cioè il principio di precauzione molte volte viene interpretato come limite a quello che si potrebbe fare. Il principio di precauzione non si coltiva OGM. Sì, questa non funziona così. Il principio di precauzione ti dice tu legislatore puoi decidere o non decidere di far coltivare OGM. Mm-hmm. Va bene, dopo la giurisprudenza avanti. Quello che poi in verità ti dice è che tu puoi autorizzarlo comunque sulla base di un provvedimento puntuale, sulla base di una valutazione dei rischi, con rinnovando la valutazione scientifica sulle conseguenze nel lungo periodo che l'autorizzazione alla coltivazione produce, quindi con un approccio step by step, però tu puoi farlo. È il principio di precauzione che legittima, non è, il principio di precauzione non è limite rispetto a quello che il decisore può assumere. Contrariamente, paradossalmente, è quello che giustifica. Va bene, grazie. Tornato alla vicenda relativa alla determinazione della, di cosa è socialmente, di cosa è accettabile, ribadisco, è qualcosa che funziona tanto dove vi è certezza scientifica, tanto dove non vi è certezza scientifica, perché alla fine siamo sempre di fronte a decisioni politiche. Noi possiamo vedere che quando noi siamo a che fare con provvedimenti, con decisioni che hanno ad oggetto vicende ambientali, le modalità attraverso le quali viene ad essere determinata la soglia di accettabilità si modificano rispetto a quanto avviene dove l'interesse ambientale non è coinvolto, non è toccato. Normalmente noi sappiamo che qualsiasi attività deve essere tendenzialmente autorizzata, gli spazi nei quali esiste un principio di libertà sono spazi assolutamente interstiziali nel nostro ordinamento. Se normalmente il procedimento inizia in fase istruttoria, una fase di consultazione, insomma, di partecipazione al procedimento, decisione, applicazione della decisione, assunzione della decisione, applicazione della decisione, se questo è il modulo che normalmente caratterizza il procedimento, quando vi è la decisione va a toccare l'interesse ambientale, questo procedimento si articola in maniera parzialmente differente, nel senso che su questo procedimento principale si innesta un subprocedimento che poi prende nome di VAS, VIA, OAIA, valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale. Tanto per fare un esempio, in materia idrogeologica, l'attività di pianificazione principale è il piano del distretto idrografico, il piano di bacino del distretto, che viene adottato da queste autorità sovraregionali, che sono le autorità di bacino distrettuale, nei quali ricade il territorio di più bacini. Il principio è quello per cui ogni bacino, l'Adige, il Po, deve sottostare ad un'unica autorità amministrativa, quindi superando quelli che erano le precedenti problematiche con il fatto che uno stesso bacino, uno stesso corpo idrico attraversasse più regioni. Il principale atto di pianificazione del piano di bacino viene ad essere adottato da questa autorità sovraregionale e viene per legge sottoposto a valutazione ambientale strategica, che è un ulteriore procedimento che precede, che si conclude con una valutazione di compatibilità e che anticipa la conclusione del procedimento con l'approvazione del piano di bacino. Il procedimento si innesta in un subprocedimento che è finalizzato principalmente a due obiettivi: l'acquisizione di una valutazione tecnica sull'impatto ambientale del piano, dell'opera o dell'attività, da un lato, e la partecipazione più ampia del pubblico. Le norme sono differenti. È possibile fare un rapido raffronto tra quelle che sono le norme della 241
nel momento in cui vi è un procedimento, non tutti i soggetti possono partecipare al procedimento. Quando dico partecipare al procedimento vuol dire prendere copia dei documenti presentati all'interno del procedimento, quindi diritto di accesso ai documenti, e possibilità all'interno del procedimento di sottoporre osservazioni, fare in modo che il proprio punto di vista ceda all'interno del procedimento, e in questo senso che il proprio punto di vista debba essere tenuto in considerazione dalla pubblica amministrazione nel momento in cui emanerà il provvedimento finale. Normalmente all'interno del procedimento io ho possibilità di partecipare solamente se io sono potenzialmente soggetto ad un pregiudizio conseguente all'emanazione di quel provvedimento. Non tutti possono partecipare, occorre che vi sia un potenziale pregiudizio. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio al provvedimento, hanno facoltà di intervenire. È necessario che io vanti un pregiudizio e che lo dimostri all'interno del procedimento. A fronte di questi due requisiti, io ho possibilità di prendere visione dei documenti e di sollevare, portare il mio punto di vista, renderlo rilevante. Questa cosa viene meno per quel che riguarda la valutazione ambientale strategica, anche la valutazione di impatto ambientale, anche l'autorizzazione integrata ambientale. Per cui chiunque, per esempio il piano di bacino viene ad essere pubblicato, il progetto di piano di bacino viene ad essere adottato e pubblicato, dal momento in cui viene ad essere pubblicato ci saranno 60 giorni nei quali chiunque può prendere visione dei documenti presentati e chiunque può presentare osservazioni, può dare la propria opinione rispetto a quello che è stato proposto come piano di bacino. Le finalità sono completamente differenti. Il fatto di limitare la partecipazione in via ordinaria al procedimento indica la funzione della partecipazione. La partecipazione è funzionale a garantire le proprie posizioni giuridiche rispetto a quello che sarà la conclusione del procedimento, ossia il provvedimento. In questo senso si anticipa la tutela del singolo, della posizione giuridica del singolo all'interno del procedimento. La finalità invece in materia ambientale è completamente diversa. Non si vanno tanto a tutelare le posizioni dei soggetti che partecipano al procedimento, ma si rende la partecipazione funzionale al miglior perseguimento dell'interesse pubblico. Ossia la partecipazione è necessaria perché si prende atto dei limiti che caratterizzano le capacità conoscitive della pubblica amministrazione e anche le capacità valutative, perché vi è da una parte un arricchimento di quello che è la rappresentazione dei fatti, sicuramente, ma anche un arricchimento di tutti gli interessi che sono coinvolti e vengono ad essere toccati da quel provvedimento finale che sarà il piano di bacino. Una questione analoga si presenta per quel che riguarda l'accesso a informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. La pubblica amministrazione è un soggetto che detiene una quantità incredibile di informazioni e di dati. Io ho possibilità di avere accesso alle informazioni, ai dati, ai documenti in possesso della pubblica amministrazione solamente nel momento in cui dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate. Occorre che io sia proprietario, titolare di una qualche posizione giuridica specifica, riferibile e corrispondente rispetto a quel documento affinché l'ordinamento mi riconosca la possibilità di accedere a quel documento. Quando parlo titolare di un diritto come un diritto di proprietà, quindi possa essere titolare di un interesse legittimo, sono comunque delle posizioni giuridiche qualificate che vengono meno nel momento in cui io accedo o chiedo, faccio richiesta di accedere ad un documento che contiene informazioni ambientali. La nozione di informazione ambientale è molto molto ampia, a che fare con la rappresentazione grafica su qualsiasi tipo di formato di informazioni dello stato qualitativo dell'ambiente, delle diverse matrici, delle interazioni che sussistono tra le diverse matrici ambientali, informazioni relative alla valutazione costi-benefici all'interno dei procedimenti, informazioni aventi una connessione con i procedimenti che hanno e coinvolgono interessi di natura ambientale. È una nozione veramente estremamente ampia, tra cui è possibile ricomprendere per esempio anche nozioni, informazioni di natura commerciale che afferiscono a, per esempio, a rifiuti gestiti da operatori
estremamente ampia. È un'informazione che può essere, non può essere mai riservata. Le possibilità di riserva, allora in verità prevale, c'è una tendenziale prevalenza dell'interesse della pubblicazione, può essere l'accesso può essere negato a fronte di ulteriori interessi di natura privata, commerciale, la tutela della riservatezza commerciale di operatori privati, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sono una serie di ipotesi nei quali l'accesso può essere negato. Per altro verso non vi è possibilità di negare l'accesso neanche in via derogatoria, nel momento in cui l'informazione ha a che fare con una sostanza, con un'emissione nell'ambiente. Quindi nel momento in cui vi è l'emissione di una sostanza nell'ambiente, in quel caso non vi è nessun interesse prevalente rispetto a quello della pubblicazione dell'informazione. Ma la legge sugli open data in questo contesto come, come si toglie? A cosa si riferisce? Cioè che dati... Il governo Monti ad un certo momento della sua trasparenza sì, cioè emise un decreto, una legge, adesso non lo ricordo con precisione, in cui asseriva che i dati ambientali devono essere pubblicamente disponibili. Sì, l'articolo 3 è quello riferito ad un accesso individuale, nel senso che ho possibilità di accedere, della norma in verità che vada a completare all'articolo 22 della legge sul procedimento amministrativo. Le informazioni ambientali possono essere accessibili su istanza di parte, quindi su richiesta. Ci sono una serie di informazioni che la pubblica amministrazione ha obbligo di pubblicare, in questo senso la pubblicità, quindi l'accessibilità diretta dell'informazione assorbe l'accesso su istanza. Comunque sì, si colloca in termine di norma e implica pubblicazione di una serie di dati, di informazioni relative all'ambiente, nel momento in cui queste non sono pubblicate, perché molte volte sono informazioni che sono frutto di elaborazione, per cui in verità io non ho possibilità di sapere materialmente quali sono le emissioni di un singolo stabilimento, di una... Questo tipo di informazioni più particolari sono accessibili comunque sulla base di una richiesta di accesso individuale alle informazioni ambientali, con regimi di complementarietà. In verità penso che il tempo inizia a scarseggiare, quello che mi preme studiare è in che modo la partecipazione collaborativa influisce sul procedimento. In verità non è che influisce, cioè non predetermina il fatto che abbia la possibilità, che chiunque abbia la possibilità di partecipare al provvedimento, di per sé non assorbe, non preclude la decisione del decisore politico e la responsabilità del decisore politico in qualche modo. Però per altro verso è rilevante perché obbliga l'amministrazione ad articolare coerentemente rispetto a quanto è stato sollevato, una serie di osservazioni, ad articolare il proprio percorso logico motivazionale in maniera più ponderata e più articolata, e aumenta di conseguenza la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per questionare la motivazione che la pubblica amministrazione ha posto all'emanazione di quel provvedimento. Sicuramente un provvedimento che non ha tenuto in considerazione o che ha completamente ignorato delle osservazioni che sono state rese all'interno del procedimento è un provvedimento che può essere censurato per carenza motivazionale, per travisamento dei fatti. Quindi aumenta la possibilità che ho di andare ad un giudice, proprio al giudice amministrativo, per ottenere una sentenza che annulla il provvedimento sulla base di profili di illegittimità. Ulteriore elemento, procedimenti ambientali, sicuramente la acquisizione di una valutazione tecnica su conseguenze che il provvedimento avrà, conseguenze che l'opera, il progetto, il piano avrà sull'ambiente, ed è all'interno della valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, organo deputato, sono organi tecnici che ritengono dal Ministero dell'Ambiente, che l'organo competente per all'interno di questi procedimenti, come che riguarda a livello nazionale. Alcune considerazioni di sintesi, dopo in verità, finisco di parlare, mi sembra che ho già parlato troppo. Si può pensare che il principio di precauzione, come tanti principi in materia ambientale, si pensa al principio dello sviluppo sostenibile,
siano limiti rispetto a quello che il decisore può assumere. Diciamo, siano dei limiti esterni rispetto a quello che il legislatore può decidere, la pubblica amministrazione può decidere. In verità, mi preme sottolineare che in verità non è così. La stessa nozione di soglia di quello che è socialmente e tecnicamente accettabile, scientificamente accettabile, implica una decisione politica che sintesi fra partecipazione, che sintetizza partecipazione da un lato e per altro verso la valutazione tecnica del rischio, ma non si può pensare che il politico in questi ambiti sia esautorato, la decisione politica sia assorbita da decisione tecnica. Una seconda riflessione è che è pur vero che la decisione viene sempre assunta da organo politico, è anche vero che questa decisione ha un peso politico differente in seguito alla partecipazione. In un certo senso è come se la partecipazione ai provvedimenti, ai procedimenti da cui scaturiscono provvedimenti che possono determinare l'autorizzazione di attività impattanti per l'ambiente, la partecipazione in qualche modo collettivizza parzialmente la responsabilità connessa all'assunzione di quella determinazione, e che è qualcosa che in verità è anche corretto e per altro verso giustifica quella esenzione di responsabilità che grava sul soggetto nel momento in cui cagiona un danno all'interno di attività autorizzata. Se è vero che, e chiudo dopo in verità, si può pensare ad una sorta di collettivizzazione non giuridica ma politica della responsabilità nell'assunzione di queste decisioni, cosa che dal punto di vista personale, dal punto di vista personale è anche corretto, quello che manca è quello di associare ad una ripartizione, collettivizzazione della responsabilità, una collettivizzazione anche delle utilità. Molte volte, cioè, collettivizzare le responsabilità dell'assunzione della determinazione che autorizza un'attività rischiosa dovrebbe essere compensata dalla collettivizzazione anche delle utilità, per evitare che gli oneri cadano sempre sul collettivo, mentre le utilità cadano sempre invece sul privato. Quindi un meccanismo in verità giusto di condivisione della responsabilità connessa all'assunzione di scelte politiche opinabili, scelte politiche insomma che hanno un impatto anche sull'ambiente, dovrebbero individuarsi dei meccanismi per fare in modo che collettivizzazione di responsabilità implica anche collettivizzazione di utili che sono generati dall'esercizio di attività economica autorizzata, nel momento in cui questa attività economica presenta degli, pur essendo autorizzata, presenta dei forti rischi, sapendo che poi forme di risarcimento eventualmente sono, hanno delle armi sfruttate in queste fattispecie. E sicuramente, sempre in ambito idrogeologico, i bacini, uno dei meccanismi a cui fa riferimento è quello dei canoni e sovracanoni per la ripartizione, per insomma, la collettivizzazione delle utilità generate dallo sfruttamento di grandi concessioni per fini idroelettrici. È un modello al quale fa riferimento, si tratta di attività per sé implicano comunque un rischio in qualche modo, è un meccanismo che permette effettivamente una collettivizzazione di rischio, di responsabilità, per altro verso permettono anche una collettivizzazione delle utilità economiche associate all'esercizio di attività rischiosa. Collettivizzazione forse è una parola impropria, perché in verità poi la pubblica amministrazione dispone a titolo di patrimonio disponibile di queste risorse economiche, forse l'introduzione di vincoli di destinazione sarebbe opportuna. Ultima notazione, ci siamo già arrivati, l'abbiamo già introdotta, molte volte i rischi, non, quello che io ho rappresentato è come funziona, voglio dire, il principio di precauzione a fronte di autorizzazione di attività. Molte volte i rischi in verità non sono connessi ad attività umane, ma sono connessi all'omissione e realizzazione di opere di prevenzione del rischio. Allo stato di fatti quello che succede è ripristinare quello stato arcaico dell'ordinamento internazionale, per cui l'unica cosa che funziona è l'attribuzione di l'individuazione di criteri di attribuzione di responsabilità, di imputazione di responsabilità, sapendo molte volte che le omissioni non sono sempre dolose, neanche molte volte colpose. Sono molti fattori che rendono farraginose le procedure e per altro verso riferisco che è una complessità irriducibile
parte dovuta a procedimenti, ma in realtà è la complessità del reale quello che determina la complessità dell'ordinamento. E più di volte invece viene di crearsi senza fondi. Da questo punto di vista, le risorse economiche, comunque il titolo di destinazione, a cui facevo riferimento prima, il fatto che attività rischiose generino una collettività, degli utili che vengono collettivizzati con un regime fiscale da differenziati, per esempio, permetterebbe con l'introduzione di un titolo di destinazione di utilizzare quei medesimi fondi per sopperire alle ristrettezze economiche che purtroppo attanagliano l'azione della pubblica amministrazione in questi ultimi anni. Beh, vi ringrazio. Grazie. Ordinamento giuridico, la questione sempre, torno sempre lì, del rischio se accettabile sia proprio, abbia uno spazio molto ridotto e si tende sempre a considerare la questione come se il rischio non sia accettabile, nessun rischio. Questo crea disastrosi problemi anche a livello di cessamento del territorio o di capacità di vivere il territorio. E noi come tecnici della pubblica amministrazione spesso ci troviamo in difficoltà perché abbiamo delle pressioni di vario tipo e dobbiamo trovare un compromesso per in qualche maniera non esporci troppo, prendendoci i nostri rischi evidentemente, però senza esporci troppo. E invece bisognerebbe secondo me fare un po' di chiarezza su questo aspetto un po' generale, quindi noi come tecnici dovremmo occuparci di capire cosa può succedere in termini di rischio idrogeologico e poi dovrebbe essere la collettività attraverso la politica definire in qualche maniera questo rischio accettabile e dopo da lì insieme ancora capire cosa si può fare quando questo rischio non è accettabile, però dovrebbe essere chiaro qual è questo rischio accettabile, perché se no non possiamo... La pubblica amministrazione vuole chiarire che i casi politici sono territori che neanche vuole esplorare, perché uno dei problemi di questo paese è il fatto che si pensi di fare politica senza assunzione di responsabilità. E voglio dire, è un problema, perché sul fatto che tutto sia farraginoso e tutto sia ingessato dipende proprio anche dal fatto che si pensa che sia che l'assunzione di responsabilità connessa a fare politica sia qualcosa che sia bypassabile, che sia superfluo, che si possa evitare, no? Ma io vedo riparando, ma anche in termini molto terra a terra, con il sindaco del paese dove abito, insomma, nessuno ha ordinato, il medico non ha ordinato di fare il sindaco, naturalmente che fare il sindaco implica responsabilità e nel momento in cui tu hai paura di assumerti questa responsabilità non è la strada. Sono azioni che politicamente appunto, si spendono, non sono spendibili. Insomma. Dire gestiamo questi argomenti non è un argomento, cioè per un politico non è spendibile. Devono occuparsi di piste ciclabili, di adobi natalizi, di fare esatto. O no? Sono già completamente assumiti. Che so che mi causa i danni, ma se io invece devo impedire che so, a qualcuno di costruire in una zona diciamo, potenzialmente pericolosa, la cosa è un po' diversa, perché se succede il danno io non sono responsabile dell'azione che ha fatto il danno, perché il danno è successo per un'azione naturale, io devo come sindaco avevo la possibilità di autorizzare o meno l'attività, quindi è un po' differente da essere. Per dire che il danno ambientale è un po' differente dal danno idrogeologico, perché il danno ambientale prevede che metto in piedi un'attività che so che potrebbe generare dei danni, invece in realtà
spiegare in maniera compiuta quello che ho affrontato in 5 minuti, ossia anche in mezzo alla responsabilità delle missioni, anche se capisco è un'attività molto molto complicata, perché la disciplina è settoriale, perché poi la ripartizione di un'identità era qualcosa che domande che avrei voluto fare alla persona purtroppo questo pomeriggio non ci sarà, insomma, per poi la ripartizione la responsabilità rappresenta anche le ripartizioni di competenza e che sono cose molto particolari, però rendo conto prima persona del fatto quel passaggio probabilmente può essere un altro. Questa complessità della tematica giustifica proprio la necessità di questo incontro. Prego. Ah, ok. Allora, vorrei dire anch'io due cose per collegare questo intervento a quello che abbiamo già visto, ma sono spunti. Per esempio, ricollegandomi alle attività connesse a questo progetto europeo Franca, Rocco Scolozzi ci ha presentato gli scenari, che è uno degli obiettivi di questo progetto, quindi definire scenari che sono però scenari che si costruiscono in divenire, che possono cambiare, come dire, sentiero strada facendo, e uno degli elementi importanti è, come dire, la consapevolezza collettiva, quella che si connette a quello che è chiamato responsabilità collettiva, e questo quindi è estremamente importante e lega questi aspetti anche alla comunicazione, cioè al modo in cui si comunicano non solo i fatti, ma anche sì, i fatti una volta che succedono, ma si comunicano i rischi e i pericoli in fase di mappatura, di prevenzione. Tutto questo è molto importante perché poi il cittadino ha un ruolo fondamentale, anche perché nelle tematiche ambientali, come tu hai ben detto, può aver voce in capitolo in ogni fase. E anche poi è interessante tutto il discorso della prevenzione, sollevato prima, con queste difficoltà di distinguere tra precauzione e prevenzione, ecco, si connettono bene anche, come dire, creano una sinergia con quanto è stato detto dal giudice quando gli parlava anche di imprudenza, che è una causa, come dire, che il giudice valuta in maniera molto grave per poi combinare le pene, e invece imperizia, ma anche qui naturalmente cosa è imperizia e cosa è imprudenza, anche lì i margini sono labili, quindi sono tematiche che vanno approfondite e sono tematiche che si sviluppano poi in termini sociali, perché vuol dire è un sapere condiviso, poi è un sentire condiviso tra le varie competenze, ma anche a livello proprio collettivo. Bene, allora abbiamo 15 minuti di pausa che sono anche necessari per far riposare Eugenio, per organizzare l'aula. Ci vediamo qua per 15 minuti. Nel frattempo siete invitati a presentare.